Un nuovo impianto che andrà a completare un'area sportiva centrale per la città di Pesaro, per la provincia, per il basket e per il nuoto. È nato oggi ufficialmente il progetto di Casa VL, che con un finanziamento ottenuto di 4 milioni di euro dal Ministero dello Sport, grazie ai fondi del PNRR, andrà ad insediarsi nell'attuale piscina di Via Togliatti. Un centro federale che verrà realizzato entro il 2026, diventando una struttura completa con due campi esterni per gli allenamenti della VL, una palestra, un centro medico, un museo e un punto ristoro. Un accordo per la gestione dell'impianto nato tra Comune di Pesaro, Federazione Italiana Pentathlon Moderno, Casa VL e Nuova Sportiva Ferrara. Questo diventerà un centro nazionale del basket, il centro federale, la casa della VL, la casa dei tifosi della VL. Un luogo di allenamento e di preparazione atletica per tanti atleti, grazie anche agli impianti vicini, a iniziare dal campo scuola, e al tempo stesso sarà un luogo per il nuoto, per l'attività legata all'acqua, per tanti pesaresi e per tanti cittadini della nostra provincia. Quindi siamo molto soddisfatti, adesso dobbiamo correre per realizzare gli investimenti, i due campi da basket, il completamento della palestra soprastante. E quindi c'è tanto da fare, però insomma c'è anche grande soddisfazione perché abbiamo vinto davvero una partita nazionale e questo centro che ha tante potenzialità ma aveva anche dei problemi, avendo una parte incompleta, da problemi è diventata un'opportunità e siamo molto contenti del risultato ottenuto. Per fortuna è un sogno che si realizza, è la prima pietra importante chiaramente, però abbiamo la nostra casa e quello che ho sempre detto a Dario da 10 anni, noi non saremo mai una grande società se non avremo la nostra casa. Però permette anche magari ai tifosi che vogliono usufruire della piscina di entrare in contatto con gli stessi giocatori. Certo, questo è fondamentale. I nostri tifosi potranno nuotare, potranno fare ginnastica, potranno mangiare, speriamo bene, e potranno chiaramente stare vicini alla propria squadra. Diciamo che umilmente ci consideriamo un'eccellenza del basket e quindi abbiamo cercato eccellenze che gestissero la piscina dove noi non abbiamo competenze e siamo sicuri di aver trovato con questi partner un'eccellenza. E la stessa cosa abbiamo fatto con Piero Benelli, che chiaramente è un nostro medico, ma è un'eccellenza nel suo mondo con Physioclinic. Detto questo, chi verrà qui troverà un'eccellenza tutto tondo. L'impianto della piscina di Via Togliatti però non dovrà attendere il 2026, ma aprirà al pubblico già da lunedì 12 settembre. L'impianto, come si vede da qua, ha tre vasche, una vasca da 25, una vasca media, una vasca piccola, e quindi vuol dire che ha tutte le caratteristiche per ospitare qualsiasi tipo di utenza da 0 anni andando in avanti. Noi apriremo già dalla settimana prossima, mercoledì 7 settembre, la segreteria al pubblico durante gli orari pomeridiani per dare tutte le informazioni, mentre da lunedì 12 settembre l'impianto sarà definitivamente aperto al pubblico per svolgere tutte le attività che si possono fare all'interno di un impianto natatorio. Vogliamo tenere degli orari di apertura molto ampi, quindi apriremo alle 6:45 del mattino fino alle 22 per poter ospitare qualsiasi tipo di esigenza che le persone giustamente hanno. Sarà sempre garantito una presenza di corsia per il nuoto libero, quindi chiunque vuole arrivare o con un abbonamento o acquistando l'ingresso singolo può entrare a nuotare.